Allora, amici dell'Acquario, benvenuti a questo appuntamento. Oggi andremo a vedere come sarà il taroscopo per il mese di febbraio 2022 per tutti coloro che hanno l'ascendente, il segno lunare e il segno solare nel segno dell'Acquario. Innanzitutto, auguri e tantissimi auguri di felice compleanno per tutte le persone che festeggeranno proprio il compleanno nella prima parte di febbraio. Questo devo dire che è un mese abbastanza importante per voi, non soltanto per il sole, ma anche tantissimi aspetti nella vostra dodicesima casa vi stanno veramente chiedendo di mettere un po' in ordine quell'armadio, quel bagaglio di esperienze che probabilmente avete tralasciato nella vostra vita e che dovete rivalutare attentamente in questo preciso momento. Allora, per chi non mi conosce, io sono Astro, voglio ringraziare tutte le persone che si stanno iscrivendo in questo momento al mio canale. Grazie, grazie, grazie. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia pagina web www.astroevolution.net o la mia mail tarocchi.astro@gmail.com. Ricordo che potete prenotare il vostro consulto direttamente sulla mia pagina web nelle 24-48 ore. Io vi lascerò, insomma, avete modo di parlare con me con un consulto. Allora, andiamo subito quindi a vedere come sarà il mese di febbraio per gli amici dell'Aquarium. Ragazzi, mi è caduta una carta, io ve la tengo qui. È la carta del cambiamento. Allora, Acquario, vediamo un poco per quale motivo l'universo mi sta parlando di cambiamenti a febbraio 2022. Qualcuno me ne dirà, basta, non ne posso più. In realtà è un vortice, quando inizi ad attuare con dei cambiamenti nella tua vita, inevitabilmente altre situazioni iniziano a prendere strada in maniera diversa. Andiamo a vedere un po' il taglio. Abbiamo la carta della recettività e la carta dell'innocenza. Queste sono carte molto interessanti. Io dico proprio spesso di non perdere mai quella spontaneità che fa parte un po' della vostra vita. Sentite realmente che ciò che avete vissuto fino a questo momento sono state delle esperienze uniche che forse non avete mai vissuto nella vostra vita e che gli amici dell'Acquario vi hanno permesso non soltanto di entrare in contatto con una parte personale, con un io che non conoscevano prima, ma soprattutto entrare in contatto con delle soluzioni, trovare finalmente delle soluzioni concrete e vere che non pensavate neanche voi di essere in grado di poter risolvere, no? O trovare delle soluzioni a dei problemi che probabilmente non pensavate minimamente si potevano risolvere. In questo mese avrete quella capacità di sentire, di recuperare anche forse dei rapporti del passato grazie alla vostra spontaneità, al vostro modo anche giocoso di vivere la vita. Qualcuno ritroverà quell'ottimismo che aveva perduto da un po' di tempo, qualcuno sentirà proprio la necessità di riconnettersi anche con quel bambino interiore che molto spesso negli ultimi mesi, forse anche nell'ultimo anno, avevate un po' represso a causa di situazioni intorno a voi. Questo cambio inevitabilmente è un cambio personale molto molto forte. Avete a che fare con le figure molto grandi della vostra vita, anziani, nonni o comunque anche genitori che in questo momento hanno bisogno probabilmente di una cura o di un supporto da parte vostra. Sentite perfettamente che dovete riconnettervi con le radici, riconnettervi con persone che in questo momento non sono più presenti. Sentite che avete bisogno proprio di vivere in rapporto anche alla vostra famiglia, alle vostre radici. Avete bisogno di recuperare probabilmente anche qualche rapporto con un genitore, un padre, una madre, che negli ultimi mesi, anni, sono stati un po' dei rapporti declinati forse da momenti di rancore o momenti di troppa spensieratezza. Cerchiamo di risolvere soprattutto questi rapporti perché credo che sanare questi rapporti significherà per voi sanare comunque un rapporto importante nella vostra vita, cioè soprattutto un aspetto importante della vostra vita, la vostra sensibilità. Questo mese sarete estremamente sensibili, sentite che dentro di voi dovete attuare dei cambi importanti, sembra quasi che il bambino che dentro di voi si sta ribellando a questo corpo da persona adulta che vive continuamente una vita di routine e che forse non fa proprio per voi, le routine non fanno per gli acquari, avete bisogno proprio di iniziare ad attuare gradualmente dei grandi cambi, iniziate quindi da questo bambino irrequieto, iniziate in qualche modo
a pacare, no? A calmare un po' questo istinto e pian piano mettere in pratica un piano proprio di trasformazione personale. Sentirete anche la necessità di riconnettervi con persone del vostro passato in questo momento, quindi possono essere anche amici, familiari, persone che non sentite da molto tempo e che in qualche modo possono regalarvi dei momenti di spontaneità, e secondo me è quello di cui voi realmente avete bisogno. Aspettate perché l'avevo messo dentro. Allora, andiamo a vedere con i nostri tarocchi, andiamo a capire gli amici dell'acquario come vivranno questo mese di febbraio 2022. Allora, acquario, febbraio 2022. Cosa accadrà agli Acquario, Sole, Luna, ascendente, febbraio 2022? Abbiamo un 5 di denari e un 2 di denari. Situazione economica un po' incerta in questo momento, devo dire la verità, dovete fare molta attenzione alle questioni economiche. C'è in repentaglio qualcosa, che riguarda i soldi, quindi dovete fare molta attenzione ed essere molto cauti nel momento in cui dovete spendere qualcosa. Quindi cercate di non fare spese pazze, cercate di trattenere un po' anche la vostra mano bucata in questo preciso momento, ed è arrivato il momento, secondo me, anche di ritrovare proprio un piano un po' più maturo anche a livello economico. Non vanno bene questi lavoretti, e se non ci sono dei lavori qui bisogna mettersi in gioco. Iniziare a fare qualsiasi cosa, iniziare anche a lavorare piano piano su qualcosa, su un progetto che probabilmente all'inizio sembrerà complesso, difficile perché non vedete l'immediato guadagno, ma senza spendere tanto credo che sia possibile perché grazie a voi insomma si partirà verso qualcosa di... Grazie insomma a questo piccolo progetto potreste finalmente allargare anche un po' i vostri orizzonti. Attenzione a questa sensazione di instabilità perché potrebbe poi passare anche al vostro benessere, e siccome voi dovete comunque attuare dei cambiamenti durante questo mese, c'è bisogno di iniziare seriamente a pensare a quale sarà il vostro futuro e dove sarà il vostro futuro. Quindi è importante proprio in questo momento capire quali sono i passi e soprattutto farvi guidare anche un po' dal lavoro in questo mese. Capire che forse sì, va bene tutto, la spontaneità, l'individualità, il rapporto, ma probabilmente ci sono spese che non potete più sostenere. Ecco, probabilmente qualcuno si ritroverà o si troverà costretto a ritornare a vivere con i propri genitori o al paesino dove si può risparmiare qualcosa in più, dove potete comunque fare una vita buona, ma nello stesso tempo senza fare delle grandi spese. Alla fine, credo che questa sia una delle soluzioni migliori. Va bene? Andiamo però a vedere con i nostri sette chakra come sarà questo mese di febbraio per gli amici dell'acquario. Allora, acquario, sole, luna, ascendente. Cosa accadrà a febbraio? Allora, settimo chakra, abbiamo il cavallo di bastoni, quindi già state attuando una grande rete, che c'è una voglia di partenza. Qui dentro di voi sapete che partirete, vi allontanerete in una da dove siete, avete voglia di avventurarvi verso cose nuove, anche terre nuove, territori nuovi. I tre di bastoni sono proprio... è proprio l'estero, è proprio una zona fuori dalla vostra zona di comfort, e con questo cavallo di bastoni proprio febbraio sarà il tipico mese dove inizierete forse a mettere in pratica anche questo vostro desiderio di vivere. D'altronde l'acquario sono dei grandi viaggiatori, un po' come Sagittario, che sono sempre un po' alla ricerca della loro casa, del loro mondo, sono un po' gli alieni dello zodiaco, e quindi di conseguenza voi dovete sempre andare alla ricerca di una nuova meta, e forse febbraio sarà il tipico mese dove avrete bisogno di rilocare proprio questa vostra attenzione, le vostre radici in posti completamente diversi o magari posti che sono lontani da dove state vivendo. C'è anche un desiderio, insomma, di vivere delle nuove avventure, delle nuove passioni, un nuovo modo di vivere anche la propria vita. Sì, credo che questo mese sarete molto guidati dalle questioni pratiche economiche. Vedete, questo 8 di denaro parla proprio della necessità di trovare un luogo dove finalmente, o comunque un lavoro che finalmente possa riappagare anche il vostro sacrificio. Carta nascosta abbiamo la regina di coppe, una donna di un segno di acqua, quindi un cancro, uno scorpione, un pesce che potrebbe essere molto d'aiuto durante questo periodo. Potreste
potrebbe essere anche una superiore o qualcuno del lavoro che vi dà degli spunti per poter superare qualche piccolo momento di blocco che sentite. Mi raccomando, studiate, cercate di approfondire le conoscenze di determinate situazioni e forse questa potrebbe essere anche una vostra insegnante per poter risolvere anche qualche problema. Se siete una donna, potreste essere voi in questo preciso momento, come regina di coppa, rappresentereste la madre o comunque la persona che vuole in qualche modo realizzare un proprio sogno, anche secondo me economico. Approfondiamo la comunicazione. Tre di bastoni. E la luna, lo so che avete paura, però secondo me è arrivato anche il momento di far uscire dall'inconscio questa necessità e questo desiderio proprio di allontanarvi da dove siete. Il tre di bastoni sono comunicazioni con persone lontane, sono anche progetti che possono essere pronti o comunque mettersi in contatto con persone che sono lontane per poter finalmente realizzare questo vostro desiderio di cambio. Possono esserci dei contratti di lavoro, delle comunicazioni con persone completamente diverse da voi, non per forza lontane, ma che comunque vi aprono un orizzonte diverso. Attenzione perché la Luna è ancora incerta come situazione, forse avete anche paura. Mi raccomando, non dite bugie in questo momento. Andiamo a vedere sul cuore, abbiamo un appeso e la ruota della fortuna. State aspettando effettivamente qualche piccolo cambio a livello sentimentale, forse non ci sono stati dei grandi avvenimenti negli ultimi mesi perché probabilmente siete stati anche voi, così come dice l'appeso, a non essere in grado di potersi compromettere, diciamo, con storie d'amore o relazioni così importanti. Mi rendo conto che l'appeso è quella tipica carta dove ci si sente proiettati probabilmente verso un futuro che non è visto come grandioso, anche se vi devo dire la verità, con questa ruota della fortuna c'è un destino, diciamo, abbastanza scritto per voi, che quindi qualche cambiamento del fato, il destino ve lo farà fare. Il problema è che con l'appeso molto spesso non vi renderete conto, potrebbero arrivare magari delle occasioni importanti, soprattutto per i single, ma questa vostra voglia di rivoluzionare la vostra vita potrebbe mettere in repentaglio proprio la conoscenza con la persona giusta o con una persona importante. Quindi mi raccomando, cercate di essere delle persone un po' più presenti, coraggiosi, di affrontare anche determinate situazioni. Mi raccomando, i single, apritevi e non siate delle persone chiuse. Ma vediamo anche i sentimenti, cosa dicono. Il fante di spade, forse qualcuno ha proprio voglia, e qua abbiamo un fante di basso di coppe, quindi io vi dico che qualcuno conoscerà indubbiamente delle persone nuove. Siate pronti ad aprire questa conoscenza, ad aprire il vostro cuore. Potrebbero essere due persone, addirittura essere in crisi con due persone, una forse un po' più romantica, l'altra leggermente diversa dall'altra, ma comunque che vi possa regalare delle grandi emozioni. Ci sono delle novità, delle comunicazioni in arrivo anche a livello sentimentale, potrebbero essere coinvolti anche dei figli in questo caso, quindi sarà importante gestire questo rapporto con loro proprio durante questo periodo di febbraio. Attenzione però perché il cuore in questo momento e i vostri sentimenti hanno bisogno di notizie, hanno bisogno di essere un po' più aperti. Ho paura però che voi siete così tanto presi con le questioni pratiche che poco. Ecco qua, la ruota della fortuna sul lavoro, eh? Quindi nuove opportunità. Credo che qualcuno lascerà definitivamente un lavoro a febbraio per poter finalmente entrare a contatto con una nuova realtà, qualcosa che fino a questo momento non pensavate minimamente di riuscirci, invece ce la farete. L'acquario avrà a che fare con nuove opportunità e secondo me opportunità anche all'estero, anche perché è finito il tempo dove stavate, dove vivevate, si deve ripartire forse anche da zero. Andiamo a vedere il primo chakra. Sei di spade, vedete come se la vostra vi allontanerete da casa. Qualcuno può ritornare da casa con malincuore, ma c'è un allontanamento. Cambio di casa, vendita di casa o con grande dispiacere anche forse lasciare una casa dove stavate per poter andare in un altro posto. Ci sono comunque delle occasioni nuove per gli amici dell'acquario da mettere comunque in pratica durante questo mese. Senza tralasciare nulla, mi raccomando. Vediamo un po' un messaggio per voi. Dovete essere molto più grati per quello che avete, soprattutto perché questo vi permetterà di farvi sentire il desiderio di ciò che volete in questo preciso momento.
La gratitudine, ragazzi, gratitudine anche perché nonostante questi grandi cambi che state avendo in questo preciso istante, ho la sensazione che molti di voi vivranno comunque delle emozioni nuove ed essere comunque grati per quello che avete, eh? Quello sarà importante. Saturno è nel vostro segno, vi sta chiedendo proprio di muovervi, di fare cambi. Allora, amici dell'acquario, fate la vostra domanda del sì o no, quindi mi raccomando, è una domanda secca, una domanda netta. Dove dovete rispondere, dove ovviamente le carte vi risponderanno o sì o no. Potete fermare il video, mettere in pausa, usate nomi, usate segni zodiacali, date. E andiamo a vedere. La papessa è un sì. È un sì anche perché voi già sapete la risposta. È esattamente quello che state pensando, è sì. È proprio la risposta, quello del vostro inconscio che dirà assolutamente sì. Se riguarda qualche lavoro, mi raccomando, studiate o cercate di approfondire determinati argomenti all'interno. Anche gli studi saranno importanti in questo periodo, è molto. Grazie amici dell'acquario, noi ci sentiremo alla prossima. Ciao.